Action News, tranquilli, è finita la conferenza stampa, giusto perché prima ho avuto problemi col microfono Windows da sola, mi aveva alzato il livello del microfono e quindi non era abbastanza chiara la mia comunicazione, ma era più importante quello che ha detto assolutamente Mario Draghi, quindi questa Action News per fare un po' riepilogo della conferenza stampa di Mario Draghi, che si riassume benissimo andando a vedere quello che è il grafico dell'euro-dollaro, vedete? Cominciamo, lo porto alle 14:30. Da qui praticamente ha cominciato a parlare Mario Draghi. Eravamo euro-dollaro, il cambio euro-dollaro verso 1,2408, poco sopra, praticamente 1,24, un minimo 24,02 e poi schizzato al rialzo, nuovi massimi di periodo verso 1,2539, 1,2540, potrete vedere magari su altre piattaforme. E ora siamo tornati abbondantemente sotto questi livelli, anche sotto 1,25, 1,2469. Cosa ha detto di importante Mario Draghi? Nulla. I giornalisti sono stati lì che hanno cercato di tirarli fuori dalla bocca. Dicci cosa intendete fare voi della BCE dopo settembre? Perché fino adesso, sapete benissimo, l'attuale politica monetaria prevede acquisti per 30 miliardi al mese fino a settembre. Hanno cercato in tutti i modi, Draghi ha detto non lo so. Comunque ha confermato che questa attuale politica monetaria potrà andare oltre se necessario. L'inflazione su questi livelli se l'aspetta ancora per i prossimi mesi. C'è un miglioramento dell'economia europea che è confermata dai dati macroeconomici, però ha detto non possiamo ancora dichiarare vittoria. E alla fine proprio del mio collegamento precedente Action News c'è stata una domanda, qualcuno, un giornalista gli ha chiesto, ma questa quotazione dell'euro-dollaro che Draghi ha detto è fonte di incertezza, questa volatilità del cambio che non è comunque il nostro obiettivo, il tasso di cambio, ha detto ma questo momento, rialzo dell'euro, è giustificato dai fondamentali? E chi ha seguito prima, c'è ancora sulla pagina Facebook la registrazione in diretta, Draghi ha detto è difficile rispondere a questa domanda perché non si capisce bene se perché rispecchia quelli che sono appunto la robustezza dei progressi, il recupero dell'economia dettata appunto dai fondamentali, l'economia, i dati macroeconomici europei, se è dovuto alle politiche monetarie di altre banche centrali che indirettamente, quindi perché se si indebolisce il dollaro, si rafforza il dollaro, ovviamente ne risente il cambio con l'euro, oppure a fattori ciclici, insomma, ha detto è difficile dare una domanda della serie, non lo so. Quindi insomma, se lui, Mario Draghi, governatore della BCE, dà questa risposta, davvero ci fa capire che insomma, siamo ancora in un mare di incertezza. In un mare di incertezza, nel frattempo, questo al rialzo dell'euro sicuramente non favorisce quello il lavoro che sta facendo la BCE di far salire l'inflazione. E ora come ora, quindi siamo 1,24,70 per quanto riguarda il cambio euro-dollaro. Bene, si chiude qui questa Action News. Grazie, buon proseguimento di giornata. Arrivederci.